Sono Roberto De Fezio, un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sostengo la raccolta fondi che vede il CNR congiunto alla Lega di Serie B di Calcio e vari ospedali pediatrici per tentare di contrastare l'epidemia in corso. È importantissimo che sia la ricerca scientifica di punta del paese a assumersi il ruolo e l'onere di avversare il coronavirus, di fornire a tutti i cittadini le informazioni più affidabili e scientificamente controllate attorno a questa epidemia, anche per contrastare le fake news e il complottismo che sta circolando. I sospetti, i dubbi che circolano, le soluzioni miracolistiche tendono a dividere, tendono a separare, tendono a generare diffidenza. Separati perderemo questa battaglia, uniti come lo è la ricerca scientifica mondiale che si scambia dati, che si fornisce informazione, in questo modo riusciremo a contrastare in questi mesi e negli anni a venire, le emergenze che derivano da pandemie di questo livello. Quello che è successo non è niente di più complesso di quello che succede normalmente, che noi vediamo nei nostri studi di biologia, è l'evoluzione delle specie, quella compresa a Darwin nel secolo scorso e che ha generato un patogeno un po' più aggressivo del normale. E noi che siamo le vittime di questo patogeno dobbiamo contrastare l'aggressione di questi virus. È un meccanismo fisiologico, è un meccanismo che è sempre avvenuto nella storia dell'evoluzione e quello che dobbiamo fare è mettere in campo tutte le migliori energie e competenze per contrastare l'epidemia e per rassicurare il pubblico e tutti i cittadini che riusciremo insieme a sconfiggere anche questa grande difficoltà e sfida che abbiamo di fronte.